Buongiorno amici, via Calefati, fuori dalla scuola principessa di Piemonte. Questo è uno dei principali cacatoi del quartiere Libertà. Tutti lo sanno, AMIU lo sa, amministrazione lo sa, lo sappiamo tutti, ma qui è pieno di deiezioni canine. Qui camminano i bambini, portiamo i bambini, si portano i bambini in mezzo alle cacche sciolte, dure, è tutto un cacatoio. Allora, controlli inesistenti, perché per tutte queste deiezioni non è possibile che nessuno sia mai stato sanzionato sul quartiere Libertà. Allora, guardate questa è stata calpestata. Allora, immaginiamo chi l'ha calpestata, che cosa avrà detto. Qui camminare su questo marciapiede è pericoloso, bisogna fare uno slalom non indifferente. Guardate, però, già che ci siamo questa mattina, abbiamo due divani, anzi no, tre divani, dei quali tutti e tre diversi, quindi questi sono riconducibili solo ed esclusivamente agli extracomunitari. Ora non dite non sono loro chi te l'ha detto, perché sappiamo benissimo che in quel condominio lì è pieno di extracomunitari che all'Evn, Rovi Station, prendono, buttano, sfondano nel cortile, c'è una discarica a cielo aperto e tutto questo va bene. Questa è la nomina ufficiale per la quale i genitori di quell'aula, nonché l'aula dove va mio figlio di 4 anni all'asilo, mi hanno nominato rappresentante di classe ufficiale. E allora io, in qualità di rappresentante di classe ufficiale, ma anche se non sarebbe andato mio figlio in quell'aula, mi sarei mosso comunque, voglio far presente non al sindaco, non all'assessore, ma magari al consigliere di municipio, al presidente di municipio, che qui ci sono i bambini che vengono all'asilo. Cioè, per cacate di cane che non prendono mai. Ma io da dove devo passare? Ma faccio capire. Cioè, sto chiedendo di essere spostati questi casonetti, ma io devo andare al Papa per essere spostati quattro casonetti. Quei casonetti stavano lì ad angolo, in prossimità di una svolta, che non davano fastidio a nessuno. Ci sto ritornando più e più volte. Erano stati messi lì ad angolo, che non davano fastidio a nessuno, stavano bene. Poi c'è stato un trasloco. Per il trasloco sono stati messi qui e qui rimarranno. Ma io voglio ricordare che questi casonetti stanno sulle strisce pedonali, questi casonetti stanno sullo scivolo per i disabili. È la cacca dei cani che sto facendo vedere. Ma AMIU, noi le tasse le paghiamo. Caro operatore ecologico, fai la segnalazione, venite a lavare le strade. Gli ingombranti vengono tolti. Ma da dove tu non sparesci? Non è regolare, io non so che cosa fare più. Ragazzi, condividete il video, perché sono le 8.43, questo casonetto è già pieno, questo dovrebbe essere pieno dalle 12.43, ma adesso guarda, il colmo, cioè se nella carta troviamo un pneumatico e un pezzo di legno, nella carta, signori, un pneumatico nella carta, ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma di come facciamo a far crescere il quartiere? Un pneumatico della carta, è una cosa simile a Tulegni. No, è una cosa simile. Queste sono prove lampanti dell'abbandono e del degrado del quartiere. Cioè, io, cittadino, va a dire che dalla carta stia un pneumatico. Ma lasciatela vincere, che è un immondiziaio questo quartiere. Ragazzi, condividete, perché dopo fatti è sera, a me no, poi non mi trasino. È una cosa simile. Tutta su quartiere, è l'operatore ecologico, cazzo, va a fare contare, non è che si può mettere per la UE, però ne mettete due, ne mettete tre, oppure un capo squadra, capo aria, scusa, ma dove sei capo aria, vieni a farti il giro qua, è una cosa sì, ma ragazzi, aiutate, condividete, io non ce la faccio più. Questo è un altro cacatoio, lo sapete benissimo, siamo in via Bovio sotto l'isolato del tribunale con la videosorveglianza puntata a terra, ma forse il sicuramente non funzionerà. Allora, dice l'operatore ecologico, ma io ci così a fare? Cioè, qui è pieno di deiezioni canine. Fin poco tempo fa qui c'era il passaggio per gli avvocati,
perché si stava ripristinando il tribunale. Ma vedete qui qualcuno la schiaccia la cassa, Wanyu Don non bevù, ragazzi. C'è controllo, ispettori ambientali, uscito fuori perché da qui ci passano i bambini. Dove viene la scuola, dove viene il piccinino? Non è possibile che questo è un caccatoio e nessuno viene sanzionato. Non è possibile. Guardate questo. Cioè ci sono, vedete, quelle sono le impronte della scarpa. Non è possibile. Cioè qui ci portiamo i nostri bambini. Cioè va a fare l'operatore ecologico. Venite a lavare le strade. È uno schifo. Poi già che ci siamo, abbiamo un televisore qui abbandonato da 5 giorni. Vedremo com'è spostato. Anzi, adesso vediamo se lo portiamo vicino ai cassonetti. Vediamo come. E ora il televisore vicino ai cassonetti. Speriamo che venga tolto.